voglio vedere, fatemi vedere questo nuovo mostro, vi prego. Non ci posso credere, che cos'è? Un toro! Ci siete ragazzi, siete sintonizzati, siete carichi per il nuovissimo evento di Minecraft Live, l'evento annuale mondiale dove ci parleranno delle novità della 1.17. Come vedete c'ho già la live del Minecraft ufficiale qui nello sfondo, quindi adesso aumentiamo un po' il volume e vediamo perché sta per iniziare ragazzi, manca pochissimo, incredibile. Oh, ragazzi, il nuovo logo di Mojang è bellissimo. Puoi mettere i sottotitoli, non ci sono i sottotitoli in italiano, farò io la traduzione in italiano quando diranno cose molto importanti. Forse ce lo dicono subito? Non ci posso credere, ci diranno subito gli update che metteranno nell'1.17? No, di solito lo dicono a fine live. Non ci credo che lo dicono ora. Quello è Agnes. Il prossimo update sarà l'update che molti di voi vogliono da tanto tempo. E sarà l'update delle caverne, ragazzi. Caves and Cliffs, non ci credo, l'hanno detto subito? Non è possibile! Miglioreranno le caverne e le montagne di Minecraft. E l'hanno detto nel primo minuto di live, ma allora cosa succederà adesso in questa live? Una mini clip. Lush Caves. Ce lo fanno vedere adesso? Ci fanno vedere subito l'update? No, non ci credo. No, ragazzi, ci stanno facendo vedere l'update. Ci stanno facendo vedere le nuove caverne. Oddio, sono tutte muschiose. Non so che dire, ragazzi, siamo 5500 spettatori e stiamo guardando insieme per la prima volta le nuove caverne che probabilmente usciranno nell'1.17. Vedo dei nuovi blocchi. Ma quelle sono delle piante carnivore? E soprattutto sono più luminose. Sono decisamente troppo luminose. Cioè troppo no, in realtà, sono ben luminose. Di solito le caverne sono tutte buie. Ok, wow, siete tutti emozionati, tutti mi state dicendo bello, bellissimo, non vedo l'ora. Lo puoi provare? Non credo che ancora lo puoi provare, probabilmente si potrà provare con il nuovo update dell'1.17. Visto, questi sono i nuovi blocchi di cui vi parlavo. Ok, quindi per trovare queste miniere devi scavare sotto un albero, se mi è sembrato di capire bene. Sì, visto? Sono luminosi. Guardate per bene ragazzi, questi saranno i nuovi blocchi che aggiungeranno. Se mi è sembrato di capire bene ragazzi, saranno tipo le lily pad, però quando ci sali sopra inizierà pian piano ad abbassarsi col tuo peso. Sì, si abbassa! Ho capito bene, non ci posso credere, cosa? Questo cambierà completamente il parkour. Visto? Si piega, si abbassa e ti fa cadere dopo un po'. E c'è un nuovo mostro? Ragazzi, cambieranno. No, cambieranno la generazione delle caverne. Io sto tremando, ragazzi. Io non so se vedete, ma sto tremando. No, che figata. Ok, ci sarà anche dell'acqua sotto le caverne. E ci sta un botto, è bellissimo secondo me. No, ragazzi. Guarda là, sono giganti! Guardate che figata, con l'elitra, ragazzi, possiamo andare in giro dentro le caverne adesso. Questa è la live ufficiale mondiale di Minecraft dove annunciano tutte le novità che usciranno quest'anno e nel prossimo anno. Quindi nell'1.17 probabilmente. E queste sono le nuove caverne! Oh mio Dio! 6700 spettatori! Grazie mille a tutti quanti, ragazzi. Sono veramente, veramente contento. Quindi ci saranno molte variazioni in queste nuove caverne. C'è un altro bioma! Faccelo vedere, Ma quelle sono stalactiti e stalagmiti? No! Non ci credo! Questo è il nuovo bioma, l'altro, il secondo. Non sono molto quadratini però, Però wow! Stalactiti e stalagmiti. Cadono? No! Fanno danno? Non ci posso credere. Ok, io sono contento. Calmi tutti, calmi. Metto in pausa un attimo. Cioè, quindi dalla stalactite cade dell'acqua e poi col tempo potrebbe crearsi anche un laghetto sotto la caverna con quell'acqua che è caduta. No.
Non è possibile. We actually, yeah, it's hold on tight. Cos'è? It's basically this growth. And this is called the skulk. Skulk growth. And one of the blocks is called the skulk sensor. Cioè cresce. Questo blocco aiuterà tutti quelli pazzi della redstone, io non ci capisco niente, a fare creazioni di redstone wireless, quindi senza dover connettere la redstone, ma lo può fare anche wireless, perché questo blocco emette un segnale tutto attorno. Vi rendete conto che questo cambierà totalmente il modo in cui la gente creerà le mappe con la redstone? Cioè tu puoi adesso letteralmente aprire una porta senza doverla collegare con tutta la redstone, lo puoi fare anche a distanza. Quando uscirà non si sa ancora. The skulk sensor. Visto, yes. È wireless, come dicevo io. We didn't even plan to add it, but then when we started playtesting, we got wireless redstone, and that's so exciting, and, well, you can just build so No, ragazzi, tutta la, tutta la gente che usa la redstone impazzirà con questo update, sicuro. Ci fanno vedere un nuovo mostro? And this is a very scary mob. It's the first blind mob. Non vede niente, è cieco. No, non ci credo, il mostro è cieco. Mechanics. So instead, it will react to vibrations, just like the skulk sensor block. E reagisce alle vibrazioni, quindi se tu ti muovi, se spari tipo con l'arco. No, ragazzi, ma che figata è? Ma questo blocco che blocco è, tra l'altro? Non l'hanno fatto vedere questo blocco di pietra. Fateci vedere il nuovo mostro, fateci vedere il nuovo mostro. Oh. È diventato tutto buio. Non ti muovere, non ti muovere. Se si muove, ragazzi, questo nuovo mostro reagisce alle vibrazioni del terreno. Se tu ti muovi, lui ti vede, perché è cieco. E quelle candeline? No, ma che cavolo? Ma è bellissimo, ragazzi, ma... È dentro quella stanza? No, 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 mi sta venendo un'ansia assurda, ragazzi. Voglio vederlo, questo nuovo mostro. Fatemi vedere il mostro. È un dungeon? No, cos'è? Ma sentite? Aspettate, aumento il volume. Riuscite a sentire? Oddio, ragazzi. Lo voglio vedere, fatemi vedere questo nuovo mostro, vi prego. Non ci posso credere, che cos'è? Un toro! È tipo un toro, un mostro toro. Ed è cieco, mi dicevano. È tipo un golem toro cieco, quindi reagisce soltanto ai vostri passi e alle vostre vibrazioni. Se usi le palle di neve, lui va verso quella palla di neve, perché ha sentito la vibrazione del terreno là sotto. Oh mio Dio, è forte? Secondo me è fortissimo. Oddio, ragazzi, è inquietantissimo, sì. Siamo 8000 spettatori! Ma va sottoterra! Va sottoterra! Aspetta. No, 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 no. Oh, è velocissimo. Oh, oh, ma che è? È velocissimo! Ma non muore! Ammazzalo, ti prego, ma... Quanta vita gli ha tolto? C'ha l'armatura tutta inederita, gli ha tolto qualcosa come 7 blocchi, 7 cuori. What did we just see? Ragazzi, mi batte il cuore fortissimo. Che figata. Io voglio l'armatura in smeraldo, dice qualcuno in chat. Vediamo, magari ne parleranno. That was a lot of amazing new things. Thank you so much for embracing my book. A me hanno dato il libro di lui. Minecraft The Mountain. C'ho il suo libro, ragazzi. No, aspettate, lo devo far vedere per forza. Fermi qua, And discovers another castaway. And together, the two of them have to find their way home. Minecraft The Mountain. Visto? Coming out in 2021. È vero, ha vinto il caprone! No, non ci posso credere. Me l'ero dimenticato completamente. Ok, il nuovo animale sarà la capra. As you can see, they live on Mazza, the mountains. Che jump, che salto. Careful, they might knock you off. Cosa? Miglioreranno anche le montagne con delle montagne più alte e più spettacolari da vedere. No! Che figata! E parlando proprio della neve, sarà più nevosa. Ci sarà un nuovo blocco, ovvero... È tipo un blocco trappola di neve. E se ci cammini sopra, ci cadi dentro. No! Cioè, tipo le sabbie mobili, però con la neve. Voi quale mostro e quale animale voterete per il prossimo update? Il Mublum? Oppure l'Ice Logger, scusate. Oppure il Glow Squid, ovvero il polpo luminoso. Secondo me questo mostro ti stordisce se lo vedi.
Non lo so, ovviamente, sto speculando sulle notizie. Non lo so. 8300 spettatori! Grazie mille a tutti, ragazzi, vi voglio bene. Oh, suona il telefono. Chi è? Hello? Pronto? Oh! Sì. Hi, Tiny Agnes. Ciao. Ok. Yeah, no, I'm live right now. Sì, anch'io sono in live. Okay. Minecraft live pure nel bicchiere. Sì, avete visto? Guardate. Si vede? Tu che voti? Allora, sui nuovi mostri che aggiungeranno, io vorrei votare quello delle montagne. L'Ice Hologer, Ice Logger, non mi ricordo come si chiama, mannaggia. Comunque, quello là, il villager delle montagne innevate, perché secondo me potrebbe essere una nuova challenge, potrebbe essere molto interessante da combattere. Quindi spero vinca quello. Poi vediamo. Jeb! L'ho conosciuto io, ragazzi, l'anno scorso l'ho incontrato e gli ho fatto alcune domande. Ok, quindi quest'anno lui non ha parlato delle novità di Minecraft perché non ci ha lavorato sopra, su quelle novità che abbiamo visto fino ad ora. Vediamo di cosa parlerà adesso. No, che figata! Come funziona? No, ci voglio giocare. È stranissimo vedere Super Mario con Steve nel mondo di Minecraft su Super Smash. Cosa sta succedendo? Però ora vogliamo vedere le nuove novità, per favore. So in this update, ok, ne stanno parlando. Really looking at, like, filling out the caves even more. Hanno riempito ancora di più le caverne. Altre cose da vedere. The things we showed so far, it's a lot about, like, improving the journey. Quello che abbiamo visto fino ad ora era per migliorare il tuo cammino sottoterra. Beh, per ora ci sono cose nuove da vedere. Hanno aggiunto i cristalli? Hanno aggiunto i cristalli? Hanno aggiunto i cristalli? Hanno aggiunto i cristalli? No! Cosa? No! Cristalli di ametista! A che servono? Non mi dire che ci puoi fare un'armatura. Ragazzi, hanno aggiunto i cristalli di ametista. Non ci posso credere. Ok, cristalli di ametista. Figata. Wow, wow, tutti in chat state impazzendo, infatti. Ok, vediamo cosa servono. One thing is, like, they should have a use, and we will talk more about one of the usages soon. But the other thing is a lot about just adding a lot to the experience of exploring. Quindi, li hanno aggiunti principalmente per... sono molto rari, penso come diamanti. E l'hanno aggiunti per darti quell'emozione quando li trovi. Però hanno anche uno scopo. Sono utili per qualcosa che ancora non hanno detto. Abbassa un pochettino il volume, ragazzi, così mi sentite meglio. Non li puoi prendere? Io spero con il Silk Touch. Chissà, col tocco di velluto dovrebbe andare. Quindi puoi ottenere le shard dei cristalli. E li puoi usare per creare il telescopio? Aggiungono lo zoom su Minecraft senza l'Optifine? Non ci credo. Vediamolo. Cosa? Quindi con i cristalli di ametista si può creare un telescopio per zoomare. What? Che figata! Non ci posso credere. Che cosa? Sì, infatti, cosa? Ti serve qualcos'altro? Che è una cosa nuova, ha detto. Cos'è? Un nuovo materiale? Non ci credo. Cos'altro serve? Il copper! Hanno aggiunto il copper! Non ci posso credere, non ci posso credere. Che vi devo dire? Non ci posso credere. Aumento un po' il volume. Quindi invecchia. Inizialmente sarà arancione e dopo molto tempo diventerà verde. Quindi se hai un mondo molto vecchio di Minecraft, puoi vedere che il tetto di quella casa in copper è diventato verde. Guardate, ragazzi! Va peggiorando col tempo. Più tempo passa, più va peggiorando. Ovviamente ci vorrà molto tempo. E sta diventando verdognolo. No, come nella realtà. Sì, come nella realtà. Che figata. E non servirà soltanto per il telescopio, ma ci sarà anche un'altra cosa che potrei craftare col copper. Alcune persone creano i tetti, o come me, il ponte, di legno o peggio ancora di lana. E quindi se colpisce un fulmine quel coso lo brucia. Ma col copper hanno aggiunto il lightning rod, quindi un'asticella fatta di copper che sicuramente attrarrà tutti i fulmini là per non bruciare il tuo mondo. Vediamo, vediamo se funziona. Attrae tutti i fulmini su quella cosa, su quell'asticella.
Il parafulmine, in pratica, ecco, non mi veniva il nome. Il mio mondo di Minecraft c'ha un ponte rotto perché un fulmine c'è caduto sopra. Se avessero aggiunto questa cosa un po' prima, magari mi avrebbe aiutato un pochetto. Sta parlando del fatto che la gente ha problemi con l'inventario che si riempie subito. Hanno aggiunto un nuovo oggetto. Oh mio Dio, lo zainetto? Hanno aggiunto lo zainetto, forse. Vediamo come funziona, che cos'è? È uno zainetto? È tipo una saccoccia. Per l'inventario. Vediamolo, vediamolo, vediamolo. Dai, facci vedere. Come si apre? Ok, ci ha messo dentro. Lo riempi in questo modo. E puoi metterci quello che vuoi. Così se il tuo inventario è pieno di schifezze, anziché buttarle, le puoi mettere all'interno di questa saccoccia. No, vabbè. Finalmente l'hanno fatto. Finalmente. Quando esce non si sa, ancora non l'hanno detto, ragazzi. Hanno aggiunto l'archeologia su Minecraft. So we're actually adding a new system called the archaeology. Nuovo sistema. No. You can make this new tool called the brush that is gonna help you uncover the mysteries Vediamo. Of all these dig Questo sites. È l'update degli so archeologi. You come to one of these ancient structures and you can sort of use the brush to clear away. E con questo pennellino puoi pulire tutta la sporcizia che c'è su per trovare degli oggetti. Però devi essere molto attento, altrimenti lo puoi rompere. No! Non ci posso credere. Ma guarda quanti blocchi si trova, cioè blocchi di smeraldo. No, puoi aggiungere i pezzetti e ricreare tipo questo vaso. E ti dà il vasetto di clay, di terracotta. Ma la 1.17 mantiene gli update della 1.16? Certo, sì sì. Aggiungeranno cose nuove, non tolgono nulla. Stanno per finire, la live sta per finire. Ancora ci sono altri 15 minuti. Fanno vedere il nuovo mostro! Dai, fateci vedere il nuovo mostro. Questa è la nuova caverna, ragazzi, il nuovo bioma. Axolotz. Axolotz. Dov'è? Non lo vedo. È sott'acqua. No! Cos'è un pesciolino? Ma è bellissimo. Spaccate come me il tasto di mi piace. Li puoi mettere dentro il secchietto. Non ci posso credere. Puoi fare il secchiello di Axolotz. Vediamo, vediamo, vediamo. Questo è live footage. No, vabbè. Che bellini, e ti seguono. Che belli. E ti aiutano anche, sono forti? Vediamo se sono forti. Vediamo, ti dovrebbero difendere. Mazza che testata che gli ha dato. Se riesci a prenderlo con il secchiello d'acqua, diventerà tuo amico come i cagnolini. E quindi sott'acqua poi ti possono aiutare nel combattere e nelle esplorazioni. Sono utili nel combattere i guardiani. Perché quando prendono danno fingono di morire e quando fingono di morire i mob non li attaccano e in questo modo hanno il tempo di curarsi per ricombattere. Wow. Il copper può essere usato per fare un'armatura? Non ne hanno parlato, quindi penso di no. E adesso noi abbiamo scelto il nuovo mob che ha vinto la votazione. Quale mostro avrà vinto? Vediamo il vincitore tra Glow Squid, Ice Logger. Vabbè, me lo facevi dire un attimo. Il Glow Squid ha vinto. Ok, sarà interessante vederlo in game. Ok, adesso devono mettersi al lavoro per finire questo update. Beh, wow, che evento spaziale. Allora, io prima di tutto ci tengo tantissimo a ringraziare tutti voi per aver partecipato, per essere stati qua a guardare questa live per tutto questo tempo. 2 ore abbiamo avuto 6.000 spettatori fissi e abbiamo anche superato gli 8.000 spettatori. Quindi grazie mille di tutti i mi piace, grazie mille di tutte le donazioni, di tutti i commenti e per la vostra presenza e supporto. Come al solito sono molto molto grato di tutto quello che mi date, quindi grazie dal profondo del mio cuore. In più abbiamo visto delle figate assurde e io adesso mi devo mettere al lavoro perché voglio far uscire un video in riassunto proprio domani alle 12 che non potete perdere. È finita la live, ragazzi. Io spero che vi sia piaciuto, spero che vi siate divertiti, spero abbiate passato 2 ore in mia compagnia piacevoli e vi ringrazio ancora una volta. Dal vostro canale è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!